lo devi comprare. Ciao Giacomo, Francesco, amici compagni, ho pensato che piuttosto che mandare un foglio di carta era meglio venire di persona a darvi un abbraccio. Mi sento a casa mia e credo che siete fortunati, ho una punta d'invidia. Che cosa c'è di meglio, di più gioioso, di poter coniugare due valori così alti, la difesa della persona nel lavoro, la difesa dei diritti della persona, ed insieme l'identità, la nostra grande identità sarda. Voi ci riuscite a farlo, siete una confederazione sindacale e siete una confederazione sindacale sarda, perciò mi sono sentito sempre molto legato a voi. Non fa niente se io sono dell'Italia dei valori. L'Italia dei valori è un movimento federalista che potrebbe coniugarsi come Sardegna dei valori, come Sicilia dei valori, come Valle d'Aosta dei valori, ed in effetti così si coniuga, e questa è la possibilità che ci viene data anche di riconoscere, di apprezzare, come tanti amici sanno, di apprezzare la nostra etnia, la nostra identità. Io sono naturalmente impegnato in una trincea importante che è il Parlamento, sono impegnato nella trincea della difesa della Costituzione. Noi possiamo pensare ad avere forme sempre più estese di autonomia, come in altri posti del mondo ci sono, fino a dove man mano i tempi ce lo consentiranno, però se non c'è una democrazia, se c'è chi ha una concezione autoritaria e proprietaria dello Stato e delle istituzioni, non ci potrà mai essere sviluppo, democrazia.